Bentornati qui a Live Social con le nostre interviste e le nostre storie. Oggi approfondiamo la nostra rubrica di medicina Regione Lazio insieme alla dottoressa Floriana Di Michele. Salve dottoressa. Salve. Allora, la dottoressa è una psicologa psicoterapeuta che è venuta qui oggi ai microfoni, infatti la ringrazio molto per essere qui con noi. Grazie a voi. E dottoressa, ci racconti un po' il suo percorso professionale. Sono un bel po' di anni ormai che faccio questo lavoro. La psicologia naturalmente è sempre stata la mia passione e quindi l'ho approfondito con la specializzazione in psicoterapia psicoanalitica e con il lavoro in molti ambiti della salute che attualmente svolgo, a partire dalla mia attività dello studio che è sempre stata la principale. Ho delle collaborazioni con la ASL Avezzano sul Mona, quindi in Abruzzo, quindi in realtà. Quindi possiamo venirla a trovare in Abruzzo. Sì, sì. E poi come è continuato? Posso dirle, ecco, posso dirle che lavoro per esempio nel centro di salute mentale, lavoro nel consultorio familiare, lavoro nell'hospice. Quindi sono realtà che tutte toccano in maniera molto importante la tematica della depressione, argomento per il quale oggi sono stata un po' contattata. Sì, questo secondo me è un argomento che possiamo trattare, perché molti dei nostri ascoltatori, molti penso anche dei suoi pazienti, soffrono di depressione, ma ecco, ci può dire un pochino più in modo più professionale che cos'è la depressione? Tutti noi diciamo ecco, sono un po' depresso, però l'importante secondo me è avere ecco, una definizione. Ecco, la depressione in realtà è uno stato d'animo, io vorrei definirla così, che si caratterizza per una profonda tristezza della persona e che gli impedisce questa tristezza di essere motivata alla vita normale. La persona depressa è una persona che non ha voglia di fare le cose, è una persona che si sente scoraggiata, è una persona che valuta se stessa in maniera molto negativa. È vero che comunque nella vita normale a tutti capita questo tipo di esperienza, però non è detto che si debba identificare proprio come una patologia. Ecco, quando è che possiamo riconoscere che diventa una patologia? Ecco, diventa una patologia quando la persona incomincia ad evitare le situazioni importanti della vita, si richiude sempre più in se stessa, quindi non ha più buoni contatti relazionali, ha problemi lavorativi, non ha voglia, diciamo, a volte nemmeno di alzarsi la mattina e sente molto pesante vivere la giornata, soprattutto al mattino, quando si deve iniziare, no? A vivere la giornata. È un momento difficilissimo quello, però poi piano piano ci si può tirare su. E quali sono le principali cause che possono portare alla depressione? Ecco, le cause possono essere diverse, ma le più importanti sono spesso collegate alle nostre situazioni di vita. Io poco tempo fa ho detto che per esempio lavoro all'hospice. All'hospice arrivano persone che hanno un problema di fine vita, hanno problematiche di salute molto importanti, per cui hanno necessità di affrontare giornalmente il dolore fisico, e quello impedisce di vivere normalmente a quel tipo di persone, ma a tutte le persone in generale il dolore impedisce di vivere normalmente, ed allora questo praticamente ci fa sentire la vita pesante, triste, senza non abbiamo neanche obiettivi giornalieri, ci alziamo svogliati. Esatto, non abbiamo obiettivi giornalieri e è come se finissero un po' le speranze quando sentiamo questa cupezza, no? Nella nostra interiorità. Tanto è vero che la depressione nel suo stato più grave viene detta proprio il male oscuro. Male oscuro perché? Proprio perché ci impedisce di vivere
alla luce del giorno, normalmente, nella spontaneità, e quindi ci impedisce di farci godere, come ho detto prima. È un peccato. Sì, è una cosa molto, molto, molto pesante. E quindi è importante, fare attenzione ai segnali che questa ci può dare. E quando noi cominciamo a sentire questa sofferenza che perdura, comincia a durare, insomma, un mese, un mese e mezzo, dobbiamo dare delle tempistiche, e certo, perché poi casualmente non dobbiamo avere paura, insomma. No, assolutamente, anzi, più precocemente noi identifichiamo, ecco, questa sofferenza che ci attanaglia interiormente, ci appesantisce la vita, più riusciamo praticamente a risollevarci, a curarla bene e a stare bene. E magari la depressione poi può diventare un'occasione per migliorare la nostra vita, perché se a un certo momento noi abbiamo questo momento buio, una ragione ci sarà. Certo. E allora, con l'aiuto di uno specialista, noi possiamo praticamente capire, analizzare, ad arrivare all'origine di questo stato d'animo negativo che, perdurando nel tempo, diventa sempre più pesante, e quindi in questo modo possiamo affrontarlo e cambiare la nostra situazione critica, di crisi, eccetera, la possiamo far diventare una cosa nuova, positiva, e possiamo rinascere. Nel vero senso della parola. Non dobbiamo pensare sempre all'aspetto, negativo della depressione. La depressione, come tanti altri aspetti della vita psichica della persona, spesso è una reazione alla vita che non va sempre come noi desidereremmo, ed è normale questo, perché dobbiamo affrontare tante situazioni, e quindi diverse. Ognuno fa quello che può con i mezzi che ha, e tante volte non ne abbiamo proprio così tante, e quindi è importante cercare l'aiuto di qualcuno, rivolgersi a un professionista. Certo. Ma come vive la depressione la famiglia di un depresso, comunque a quel compagno, la compagna, i bambini, come vivono? Ecco, è chiaro che questo è un atteggiamento poi che diventa una specie di stile di vita, no? Perché è un atteggiamento, che vede tutte le cose col pessimismo massimo, e quindi significa che, per esempio, una madre così, nel rapporto col bambino o coi figli, è una madre che è depriva delle attenzioni giuste ai bambini, e quindi è come se praticamente in qualche modo insegnasse a loro di affrontare la vita in maniera pessimistica, no? E quindi diciamo che la depressione in questo senso è trasmissibile, si trasmette, ed è faticoso effettivamente avere a che fare per esempio per un compagno, una compagna, sostenere continuamente. Ecco, qualche consiglio che possiamo dare? Allora, il consiglio che io mi sento di dare è questo, che quando noi abbiamo a che fare con questo tipo di esperienza e cominciamo a notare che un nostro caro ha questo tipo di problemi, all'inizio cerchiamo di capire e cerchiamo di dare anche un po' di tempo alla persona, perché magari è una cosa così breve, a termine, si risolve da sola. Allora, quando invece notiamo che questa cosa incomincia a durare nel tempo, allora le persone che ci stanno vicino ci devono aiutare a prendere consapevolezza del nostro malessere, accompagnarci se è necessario presso uno specialista, interessarci insieme, dare il supporto. Dare il supporto è molto importante. È molto importante. Perché poi penso che insieme, in famiglia, si risolva bene la situazione con il supporto giusto. Certo, la famiglia è un ottimo. Oltre il professionista, quindi. Come no, la famiglia è sempre nel disagio così, chiamiamolo così, psicologico, mentale, no? La famiglia è sempre molto importante per dare il giusto supporto e il giusto stimolo proprio ad attivarsi per guarire. E se loro ci dimostrano fiducia quando siamo malati o quando comunque stiamo per ammalarci,
Loro possono farci prendere la consapevolezza di questo. Questo è importante, sì. E allora, dottoressa, vorrei ricordare i suoi contatti. Sì. Allora, la sua pagina Facebook è Studio di Psicoterapia e Psicologia di Michele Floriana, quindi mi raccomando, De Michele, quindi mi raccomando, mettete like alla pagina della dottoressa. Poi vorrei ricordare anche il suo sito web, studiopsicologiaabruzzo.it, dove possono trovare molte cose su questi argomenti, possono leggere, perché lì ci sono diversi articoli che ricerche, parlano articoli, e parlo molto dell'esperienza che faccio tutti i giorni che con queste persone, certo, insomma, in vari ambiti, per cui quello è molto importante. E anche Instagram è psicologo_online_avezzano. Io e vuole ricordare dove possiamo venirla a trovare? Certo, io sono ad Avezzano. Sì. Che è una bellissima cittadina in provincia dell'Aquila, facilmente raggiungibile. Sì, qui è con veramente circa vicino. Ci si arriva facilmente. E Via Verdi numero 1. Quindi okay, possiamo venirla a trovare, contattare, andare nei social, certo, avere qualche informazione, qualche consulenza, qualche consiglio. Certo, qualche perché consiglio. Tutti i nostri amici di Live Social potrebbero avere bisogno. Certo, perché andare dallo psicologo non sempre ci si deve andare perché si è sofferenti o si è portatori di un disagio. Tante volte bastano pochi colloqui, uno, due, tre, ci si chiarisce le idee. Ha ragione, sì, con pochi consigli. E certe volte basta poco. Per ripartire. Sì, per rinascere. E ci si sblocca. Grazie mille ancora, dottoressa Floriana De Michele, per essere stata qui con i nostri grazie microfoni. E magari ecco tornerà a trovarci con nuove tematiche e nuovi consigli importanti. Grazie a voi. Grazie ancora, dottoressa. Grazie. Ciao a tutti, sono Floriana De Michele, psicologa psicoterapeuta. Lavoro come libera professionista nel mio studio ad Avezzano. Inoltre lavoro come convenzionata con la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Per lo più mi occupo della salute mentale, della sessualità, delle problematiche legate all'oncologia e alle malattie croniche a lungo termine. Faccio psicoterapia psicoanalitica ed è rivolta a tutte le fasce d'età, ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e anche agli anziani.